Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video make-up. Era un sacco di tempo che non facevo un video trucco, ma come sapete durante l'inverno convive con noi la nonna e quindi lei alle 10:30 va a dormire e per fare un video trucco ci vuole un po' di tempo, quindi spesso e volentieri, anche se avevo una bella idea per un trucco, la realizzavo pure, però dopo non mi era impossibile poi proporvi il video perché comunque ci vuole un po' di tempo per fare questi tipi di video. È un trucco molto strong. È sabato sera, io vado a una cena sportiva, anche se no, sono tutto tranne che sportiva in questo momento. Forse l'unica cosa sportiva, ma neanche ho fatto una treccia oggi perché avevo i capelli a pazze e non sapevo come sistemarli. Comunque, un trucco sui toni del rosso e una bella sfumatura di nero, uno smoky rosso e nero, anche se è un rosso abbastanza non troppo forte. Ho voluto usare con queste labbra rossissime. È un trucco, sì, a me piace molto, è molto rock, molto sottolinea bene e fa evidenziare tantissimo i miei occhi azzurri perché il rosso è un po' a contrasto con il celeste e l'azzurro e quindi li fa vedere molto molto di più, mi piace tanto. Poi le labbra rosse io le adoro e quindi le ho voluto usare anche sulle labbra. Come smalto ho messo uno smalto rosso, però l'ho opacizzato così per tenerlo almeno lo smalto un pochino sottotono. Oggi sono tutta rossa e nera. Non sono milanista però, che oggi mi andava di usare il color rosso. Ok, sto chiacchierando anche troppo. Questo trucco è la seconda versione di un trucco che già ho fatto, che era con gli stessi colori, però molto più leggero. Ve lo lascio nelle schede e giù nell'info box, ovviamente, se vi va di andarlo a vedere. Io spero che siate interessati a vedere come realizzare questo make-up e quindi vi lascio al proseguo del video e buona visione. Ciao! Ok, ho già fatto praticamente quasi tutta la base, mi manca soltanto il fard e le sopracciglia e quest'occhio e le labbra, quindi iniziamo. La prima cosa che vado a mettere è sempre l'eye primer, sempre lo stesso di Debby, che non mi piace, ma truccandomi poco, nel senso che durante la settimana io uso il più delle volte il mascara con qualche linea colorata o di eyeliner o di matita. La base ombretto, il tubino, mi dura un fottio di tempo. Ma io spero sempre che prima o poi vada a morire. La seconda cosa che vado a mettere è una base colorata. Questa è della It Style, è un ombretto in crema che si può usare anche sulle labbra e sulle guance, ma io lo utilizzerò come base colorata sulla palpebra mobile. Cerco di metterne un pochino più concentrata qua sull'attaccatura e ovviamente vado a sfumare il resto verso la piega palpebrale. Più o meno in questo modo. Prendo il pennello da Smokey Eye della Essence e un ombretto nero, sempre il solito, lo intingo all'interno, tolgo l'eccesso e inizio a creare questa forma, esterna, prima disegnando una V, più o meno in questo modo, e portando il colore verso l'interno. Si è vero che c'è troppo prodotto sul pennello, lo pulisco su un pezzo di... questo è un panno in microfibra, così mi toglie gli eccessi, sento rumori strani, e posso continuare a sfumare il prodotto senza farne accumulare altro. Quindi porto bene bene il colore verso l'interno della palpebra,
cercando di creare comunque questa forma che vada a salire, quindi un pochino a gattino. Quando più o meno ho raggiunto una sfumatura che sembra simile da una parte e dall'altra, prendo un ombretto rosso e un applicatore di questi semplici, prendo un po' di colore e lo inizio a mettere qua nella prima parte di palpebra, lo porto quasi verso il nero. Riprendo il pennello di prima, un altro po' di nero e continuo a sfumare qui al centro. Sempre con il pennello di Essence e l'ombretto rosso di prima, prendo un po' di colore e cerco di sfumare bene i due colori qua al centro dove si incontrano. Uso questo tipo di pennello perché ha delle setole abbastanza dense, però aiutano comunque a fare la sfumatura. Ora inizio a sfumare con il pennello questo ampio di Kiko i contorni alti. Prendo sempre verso l'esterno. In questo modo. Con un pennello così a C morbido e un color beigiolino chiaro che vado a prendere da questa palette, il colore è questo, diciamo qua al centro, intorno alla farfallina. È una vecchia palette di Deborah che ho riscoperto. Mi era finito il mio colore da highlighter e non potevo scendere per andarmene a comprare un altro e ho iniziato a spulciare tra le vecchie cose che avevo. E questo colore mi piace, mi dà una bella luce che veramente non mi dispiace. Quindi vi consiglio di spulciare tra le vostre vecchie cose che sicuro esce qualcosa di interessante. Metto la matita nera sia nella rima inferiore che in quella superiore senza accecarci un occhio. Di solito porto leggermente indietro la testa, così da vedere dove vado a disegnare, a colorare in questo caso. E passo la matita. Ok, sporco anche le ciglia e un pochino la parte sotto. Mi piace l'effetto smoky anche sotto. Ormai l'avete capito, tutti i trucchi che ho postato sul canale sono quasi sempre abbastanza smoky sotto. Sfumo un attimo con il dito. Ok. A questo punto un altro ombretto nero, questo è di Wycon. Uso un altro perché questo è senza glitter e devo andare a fissare la matita sotto. È meglio evitare i glitter all'interno. Se no graffiamo la cornea. Quindi fisso la mia matita e continuo a sfumare sotto. Porto leggermente fuori, così per allungare ancora di più. Vado a piegare le mie ciglia e mi aiuto con il cosino di Sephora, metto il mascara, questo della Deborah 0%. Lo metto anche sotto.
E vado a fare una seconda passata con sempre questo di Deborah. Invece la terza passata lo faccio con il top coat volume e definizione di Kiko. A questo punto vado a mettere il fardo con gli occhi ho quasi finito, mi mancano soltanto le sopracciglia, ma voglio mettere un attimo il fardo, sempre, scusate, sempre lo stesso che è agli sgocciolini. Abbondo perché mi sento un pochino troppo bianca in questo periodo. Sarà che con l'inizio della primavera, che poi tanto primaverosa non è, ma mi sento troppo biancastra. Non ho ancora il coraggio di mettere terre abbronzanti perché poi si vedrebbe troppo la differenza con il resto. Però almeno abbondo con le scocche da Heidi. Non tantissimo da sembrare un pagliaccio, però carico di più rispetto all'inverno. Ancora la voce. Ancora un'altra cosa, prima di fare le sopracciglia, fisso la mia base di cui ho già messo la cipria, ma continuo a fissarla anche con cadeva qualcosa, no, con le Meteorite di Girl On. Mi piace tantissimo usarla come finish powder, trucco praticamente ultimato, perché mi dà un glow, un effetto radiance, non so neanche come dirlo. Non lo metto su tutto il viso, ma mi concentro nelle due C che dice Guerlain e poi leggermente tra il naso e le guance. Così ho uno scintillio in più. Mi piacciono gli scintilli. Ora dobbiamo pensare alle sopracciglia. Prima di tutto le vado a pettinare con lo scovolino della matita di Yves Rocher e con la mina copro un pochino gli eventuali buchi e bughettini. Mi alzano un pochino qua sulla punta perché mi piace, mi dà uno sguardo un pochino più cattiva e allungo leggermente. Dopodiché metto un po' della polvere scura del kit di Essence sull'angolino, sempre per l'effetto, voglio sembrare più cattiva. Mi spingo, do anche tridimensionalità alle mie sopracciglia, comunque mi spingo anche un pochino verso la punta e ripettino per sfumare e risistemare, rimettere in asse le sopracciglia. Ok, con gli occhi abbiamo fatto, ora dobbiamo pensare alle labbra. Vado a contornare e a colorare con una matita color carne, questa è della Essence Lip Liner, la numero 11 in the Nude. Sulle labbra andrò a mettere un rossetto rosso, ormai quasi agli sgocciolini, utilizzando la solita tecnica che vi ho già fatto vedere in un video dedicato, magari vi lascio nelle informazioni, nelle schede il video che vi rimanda, il link che vi rimanda al video. Allora, come ultimo passaggio andrò a mettere la matita trasparente sul contorno. Così un po' per sicurezza. Ok, il trucco per questa sera è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi possa essere utile in qualche modo, che vi abbia dato un po' di ispirazione, anche se il nero e il rosso è difficile trovare make-up secondo me sul rosso, anche se con gli occhi azzurri sta da Dio. È un pochino eccessivo con delle labbra importanti, ma per me è tanto rock, mi piace tantissimo. Lo faccio raramente, devo essere sincera. Di solito preferisco una sfumatura più leggera con il nero, però è veramente rock and roll.
non rock and roll. Ok, io vi mando un grosso bacio e mi sono macchiata le mani. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!